Bentrovati. Oggi parleremo di un lavoro estremamente caro a Ferruccio Busoni, che è il concerto per violino e orchestra. Un lavoro scritto da un compositore che ha 30 anni, siamo nel 1896, tra il 1896 e il 1897, ed è un lavoro in cui Busoni riesce ad imporsi in uno stile estremamente personale. Si tratta di un lavoro che inizia e segue una serie di caratteristiche che erano proprie di una forma nota, di moda, abbastanza conosciuta anche dai ceti più umili, che era la forma del concerto, cioè questa forma di dialogo o di contrasto, a seconda di come si intende e di come si ascolta, tra una sezione dell'orchestra, le sezioni varie dell'orchestra e uno strumento solista. Inizia il concerto in maniera molto simile ad altri esperimenti di Brahms piuttosto che di Schumann, con una cadenza dello strumento molto complicata, virtuosistica, che era nello stile di Liszt. Liszt presenta sempre lo strumento dopo un'introduzione orchestrale, il solista dimostra subito di essere un grande virtuoso e di essere un musicista con una tecnica formidabile. Busoni lo fa anche in questo concerto per violino. Quindi tutto lascerebbe sembrare un concerto omaggio ha una tradizione nota, che è quella del tardo romanticismo viennese, e invece poi tutto si trasforma in uno scherzo, si alleggerisce, diventa estremamente più rarefatto, una scrittura volutamente imperfetta, in cui si abbozzano tanti temi, ma sostanzialmente non se ne finisce e non se ne esaurisce nemmeno uno, giochi ritmici di vario tipo. Cioè, cosa aveva voluto dire Busoni attraverso questo concetto? È difficile capirlo, e non abbiamo neppure grosse sue riflessioni a questo riguardo. Sappiamo che sicuramente è un concerto sui generis, è un concerto in cui lui gioca e probabilmente si diverte anche a irridere un po' la società del suo tempo, che si aspettava da lui il concertone classico di matrice ottocentesca, e invece lui gli fa vedere che l'avrebbe saputo scrivere, ma ha preferito scegliere un'altra strada.